di Stefano Corradino premia Filippo Lucci, presidente nazionale del Corea. Filippo Lucci, Stefano Corradino, giornalista di Rai News 24, direttore di Articolo 21 per la libertà di espressione. Ha dedicato grande attenzione tra servizi, interviste e inchieste al tema dei misteri italiani irrisolti. Le stragi di Ustica, Bologna, Piazza Fontana e Piazza della Loggia, le stragi di mafia che hanno insanguinato il paese e gli omicidi tuttora senza colpevoli, tra cui quelli di Ilaria Alpi e di Giulio Regeni, per i quali si attende ancora verità e giustizia. Per il suo impegno, con il quale testimonia ancora una volta che per combattere il fenomeno della criminalità organizzata occorre anzitutto rendere conscia la sensibilità collettiva del suo radicamento, della moltitudine delle forme con le quali si manifesta. A Stefano Corradino il premio Borsellino 2017 per il giornalismo. Senz'altro, allora intanto permettetemi di ringraziare l'organizzazione del premio Borsellino, le volontari, per l'impegno così importante di questi anni. E io voglio ringraziare anche molto i miei colleghi, a partire da Attilio Bolzoni, a Federica Angeli e tutti coloro che molto più di me in questi anni, con più applicazione, costanza e coraggio, si sono occupati di questi temi. Molti non sono qui, che operano da nord a sud del paese e lavorano anche in condizioni difficili e sotto scorta. Io sono a Rai News 24 da poco, quindi da un anno e mezzo, e quindi considero in qualche modo questo premio un po' un investimento sul futuro, grazie anche alla possibilità che mi ha dato il mio direttore Antonio Di Bella di Rai News 24, ho cercato fin dall'inizio di occuparmi di un tema che pensavo fosse fondamentale, quello di tenere accesi i riflettori sui misteri, i tanti misteri italiani irrisolti, sulle stragi impunite. Il nostro è un paese insanguinato dalle stragi, che dal 1969 in poi, da Piazza Fontana in poi, ha insanguinato questo paese, oltre 10 stragi, oltre 200 morti, oltre 700 feriti, e molte di queste stragi sono rimaste impunite. Magari si conoscono gli esecutori materiali, ma non si conoscono i mandanti, si conoscono gli esecutori materiali e i mandanti, ma non si conoscono i depistatori o quelli che hanno occultato. Sono le stragi, sono i tanti delitti di mafia che sono ancora senza colpevoli, ma ci sono anche singole vicende di persone che sono state uccise e di cui ancora non si conosce la verità. Penso a Ilaria Alpi, penso a Giulio Regeni, penso a Stefano Cucchi. Vedo Ilaria Cucchi qui in sala insieme all'avvocato Fabio Anselmo. Allora, questo è un paese che ha bisogno di verità. Lo dobbiamo al nostro paese, lo dobbiamo ai familiari delle vittime, e finché non si avrà la verità su quello che appunto sono state le tante stragi che hanno insanguinato il paese, il nostro lavoro di giornalisti dovrà continuare. Quindi grazie a tutti. Grazie a te, Filippo, una parola a voi. Voglio dire solo una cosa, se non ci toccano queste storie, se non toccano il nostro cuore, quindi i nostri comportamenti, le storie che abbiamo sentito questa mattina e che continueremo a ascoltare, le abbiamo ascoltate per tanti anni, allora vuol dire che questo paese non ha la speranza di guardare al futuro, a un futuro migliore. Invece sono convinto che proprio da qui dobbiamo ripartire, da Pescara, dal premio Borsellino, da questi nomi che oggi stiamo valorizzando insieme a tanti nomi. No, è stato detto che lavorano dietro le quinte. Ancora complimenti al premio, a Leonodari, a tutti voi e soprattutto a lei che oggi lo riceve con tanto orgoglio e soddisfazione. Grazie. Grazie a tutti.